رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. Come si comportava con le sue mogli colui che è stato mandato come misericordia per il creato? Cosa potremmo aspettarci da lui a casa sua? Come trattava le sue mogli? Aisha radiallahu anha ci dice che era al servizio della sua famiglia, che riparava i propri sandali, che cuciva i propri abiti e che quando era l'ora della preghiera usciva, perché la preghiera era la priorità. Un episodio in particolare sottolinea l'eccellenza del suo essere anche e soprattutto nel privato. Come riporta il Bukhari, che Allah abbia misericordia di lui, nel suo Sahih, un giorno il profeta sallallahu alayhi wa sallam era a casa sua con sua moglie Aisha e alcuni presenti, e una delle sue mogli gli mandò del cibo. Allora Aisha, per gelosia, colpì la mano del servo che stava portando quel cibo e fece rompere la ciotola e cadere il cibo per terra. Allora il profeta sallallahu alayhi wa sallam sorrise e si mise a raccogliere i pezzi rotti e il cibo, e disse: vostra madre si è ingelosita. Nulla di più, niente rabbia, niente grida. Il modo di fare che aveva il profeta sallallahu alaihi wasallam è indescrivibile, eccellente. Per questo Allah subhanahu wa ta'ala dice che abbiamo come miglior esempio lui, proprio lui, che, come vediamo, davanti ad episodi che letteralmente farebbero andare in collera chiunque di noi, manteneva la calma e aveva sempre pieno controllo di sé, sallallahu alayhi wa sallam.